emozione enorme, cioè brividi, perché è stato sempre a 10 minuti alla fine contro una grandissima squadra di Guidolin, mi ricordo. E mi ricordo che i miei compagni neanche mi hanno fatto esultare perché mi hanno buttato subito a terra quel gol che ho fatto a 10 minuti. E poi la cosa bella è che ho fatto il giro del campo, che c'era il pubblico veramente ancora dentro che aspettava la fine della partita. C'è stato il primo gol, magari c'è stato un errore del difensore. E là, giustamente, il portiere. Secondo gol, quello ha fatto un gol, non lo so se fa 1.000 volte, la butta fuori. Il Ci fa di nuovo il pallonetto in quel pallonetto, era, non so modo. come l'ha presa questa palla. Il terzo gol si è presentato a tu per tu. Cioè, secondo Quindi che me devi non c'ha fare? colpa. E poi Villacelli, ragazzi, è un grandissimo portiere. È buono con i piedi, ma pure sa parare. Ragazzi, non diamo tutto perso. Io lo conosco come esterno basso, che parte da dietro, ha più spinta. Io domenica l'ho visto giocare alto e non mi è piaciuto, direte, però io lo conosco a Benevento che giocava esterno basso, parte da dietro l'azione, la parte bene. Dico, io penso che sarà un buon terzino sinistro.